Erano i primi mesi del 1980 quando la cittadina americana di Weather, nello stato di New York, fu teatro di uno strano avvenimento. Il 2 febbraio di quell'anno, infatti, un camionista che si trovava a percorrere la statale parallela a un corso d'acqua che solcava la cittadina, individuò alla luce dei fari qualcosa che, alle 3:20 del mattino, non avrebbe dovuto essere lì. Un ragazzino stava infatti camminando a bordo strada accanto agli alberi che nascondevano la riva del fiume. Il camionista si fermò appena ne ebbe modo e tornò indietro a piedi, chiamando il bambino, che però era sparito. L'uomo pensò di aver avuto un abbaglio per la stanchezza e proseguì. Due giorni più tardi, la 45enne Georgia Nichols individuò un bambino camminare sul bordo della statale dello Specchietto e disse al marito di fermarsi. Come aveva fatto il camionista, la coppia cercò il bambino, ma senza successo. Più premurosi del primo avvistatore, i Nichols contattarono le autorità, dicendo loro di aver visto un bambino di età compresa fra i 4 e i 6 anni vagare accanto agli arbusti. La polizia iniziò le ricerche che si prolungarono nei giorni successivi, senza trovare alcuna traccia del bambino. Alla fine del mese, Roger Desmond e suo figlio David si trovarono in quella zona sul calar del sole per fare bird watching, quando notarono una presenza fra gli alberi. Un bambino che, malgrado il freddo pungente, vagava in maglietta leggera e pantaloni di un pigiama. Desmond cercò di chiamare il bambino e gli andò dietro, perdendolo però di vista. La polizia fu chiamata nuovamente e ancora furono svolte delle ricerche, seppur sbrigative, in quanto gli agenti pensarono di trovarsi di fronte a una burla di pessimo gusto. Stavolta però le indagini portarono a una conclusione differente, perché uno degli agenti rinvenne il corpo di un bambino incuneato fra un tronco caduto e un grosso masso. Il bambino era dell'età descritta da coloro che lo avevano avvistato. Portava una leggera maglietta a righe e pantaloni azzurri, mentre ai piedi indossava solo i calzini. La morte risaliva a circa un mese prima ed era stata provocata da un violento colpo alla nuca. Malgrado le indagini sollecite, il caso non fu mai risolto. Non vennero trovati indizi che potessero far luce sull'identità del bambino o del suo assassino. Nessuna denuncia per scomparsa, solo un inquietante silenzio che si prolungò nelle settimane, nei mesi e negli anni seguenti. Il bambino rimase un corpo anonimo che, dopo essere stato minuziosamente analizzato, fu sepolto nel cimitero della cittadina, dove tuttora si trova.